Io sono interessata a ricerche di fisica che sono di nuova fisica oltre il modello standard. Riaccendere l'LHC adesso vuol dire moltissimo per le ricerche di nuova fisica come quelle che faccio io. Questo perché con più energia si possono scoprire nuove particelle. È come avere delle frontiere diverse. Queste nuove particelle che sto cercando potrebbero essere delle risposte a tutte le domande che abbiamo ancora con il modello standard. Ad esempio, se il modello standard è solo un'approssimazione di una teoria più grande e non abbiamo ancora avuto l'energia per scoprire oltre questo modello standard. Dobbiamo avere moltissimi dati, più di una collisione, tantissime collisioni, perché i processi che cerchiamo sono rari, quindi vedere la prima collisione non ci dirà molto sulla nuova fisica. Però già lì penso che poche ore dopo la prima collisione, che uno fa il brindisi e tutto, si ritorna al computer, si aspetta che i dati vengano processati e quella sarà la cosa più divertente per me nel prossimo mese dopo le collisioni. Cercare di analizzare i dati man mano che arrivano, vedere se ci sono evidenze di queste particelle nuove, perché queste particelle nuove per me si manifestano nelle ricerche che faccio come delle specie di bozzi sopra un fondo di rumore. E quindi se cominciamo a vedere un bozzo che cresce, 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 questa è una cosa che si accumula. E è una cosa che spero succeda nel prossimo run dell'LHC con qualche mese di collisioni. E una ricerca del genere, se scoprissimo una nuova particella, comunque non sapremo esattamente che cos'è. E il divertente viene anche quando dobbiamo caratterizzare questa nuova particella. Dobbiamo capire da dove viene, perché, a quale teoria corrisponde, se la teoria è già stata postulata oppure dobbiamo postulare un'altra, sì, sarebbe un momento molto eccitante se vedessimo una nuova particella. Più in profondità riusciamo ad andare e meglio riusciamo a vedere se i quark, se le componenti che consideriamo fondamentali adesso nella fisica delle particelle sono effettivamente fondamentali oppure c'è un'altra struttura. Queste sono le ricerche che farò io all'inizio della presa dati.